sei tu l'autore di queste cose? Certo. Ma tu fai il fabbro, che fai? Il designer? No, io sono un povero artigiano. Sei uno dei pochi, vale tantissimo. No, non sono uno dei pochi, ce n'è ancora male in giro. Purtroppo sempre meno, e purtroppo l'età avanza. Questo te lo fa venire lo stress, perché non riuscirai mai a metterlo in equilibrio. Invece questo lo fai girare. Allora poi non può essere che scarico. Immagine del concerto organizzato da Mito Onlus. Una finestra con un'inquadratura di Venezia ci porta all'interno di un capannone per scoprire di più. Me lo dica. Questo è Monte Rotondo. Ma è sicuro? Certo. Vediamo. Si vede il promontorio. Questo è il Monte Rotondo. Ma signora, lei che dice invece? Che non si deve fidare di mio marito. Che bello, guarda, Portofino, ma che meraviglia. Mi ricordo quando ero piccola, che andavo sempre lì con la mia mamma e mio papà. Fortunata, già da piccola. Per me è Portofino. Ma certo che è Portofino. Questo invece è uno scorcio di Venezia. La cosa divertente che poi convince è questo fatto che i battenti della finestra sono di ispirazione veneziana in questo caso e ligure in quest'altro caso. Siamo io, mia compagna Tatiana e Robert, che è il terzo elemento un po' nascosto che sta in Olanda, che è mezzo irlandese, mezzo di Singapore, e insieme da 3 anni lavoriamo a questo progetto che si chiama Another View. Ma tu come ti chiami? Io sono Marco Tabasso. Marco? Tabasso, sono l'unico milanese della... di origine. Tu invece come ti chiami? Io Luca Bresciani. Luca Bresciani, sei bresciano? No. E invece tu? E io Tatiana Uslova. Tatiana Uslova, da dove? Dalla parte di Monti Urali vicino a Kazakistan, dalla Russia. Ah, sì. Dai Monti Urali? Sì. Splendida! Questo alle 13.21, poi faccio vedere anche presto di mattina, tipo alle 5. Ah, quindi cambi l'orario? Sì, no, 24 ore, quindi tutto un giorno registrato e catturato quest'anno a Portofino. Quindi uno si mette alla finestra in casa e dice dove sono? A Portofino. Sì. Il giorno dopo... Se uno vuole una casa nomade, noi forniamo lo strumento. Ecco, sì. E chi c'è? Portofino poi? Abbiamo Portofino, Tosho National Park in Namibia, New York, Milano, Venezia, la Camargue, sud della Francia, Shanghai, poi dove abbiamo fatto? Poi abbiamo fatto Cape Town, 2 viste lì, a Boulders Bay e una su Waterfront. E poi anche ogni volta cambiamo la cornice delle finestre perché rappresenta il design delle finestre che troviamo nei posti. Perché qui, cioè in questo caso, Portofino aveva questa tipica forma italiana. Ma in realtà la finestra di Portofino è un super preview perché la stiamo portando a Design Miami Art Basel. Cioè, questa è una metà della vista totale che sarà doppia. Questa è solo la parte destra di vista totale. E comunque qui è proprio all'alba qua. Sì. Sì. Proprio è 5:30. Mettiamo adesso più orario del giorno, tipo 3 del pomeriggio. Adesso le 3 del pomeriggio. Sì. Eccola. Sì. Qui le 3 del pomeriggio. Preferivo l'alba. Sì, anch'io. A me piace molto di più l'alba. No, lo vedo, sto scherzando. No, veramente. È il mio orario preferito di questa vista. Anche di sera faccio uno, ecco, in casa. La, questo è al tramonto. Poi comincia a tramontare. Sì. Beh, sono un'ideona questa qua, proprio. Che ne dice? Ecco uno dei nostri, un critico, un non giornalista, uno splendido non giornalista, cosa ne pensi? Splendido mi piace. Splendido, ma splendido, splendente, dai. Allora, dimmi, come ti sembra sta cosa? Quale? Riferito all'opera? Certo. È molto interessante, l'avevo già vista al fuori salone del design, mi era già piaciuta e oggi ho avuto il piacere di conoscere anche la designer che l'ha fatta. Ma è stupenda la designer! Grazie, ma anche lui, anche lui! Ma sì, anche lui, guarda che bello! Ma io lavoro nelle quinte. E poi questo invece è quello che in realtà la fa, vero? Che la produce, è quello più importante, colleghi. Non si spia!